Ciao a tutti! Oggi prepareremo il farro con piselli e carote. Il tempo di preparazione della ricetta è di un'ora circa. Gli ingredienti sono farro perlato, piselli, carote, acqua, sale, olio, parmigiano, prezzemolo, basilico, uova e pepe. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale il parmigiano, basilico e prezzemolo. Li facciamo tritare per 15 secondi a velocità 10. Mettiamo da parte il trito. Senza lavare il boccale, mettiamo l'acqua, il sale, posizioniamo il cestello con il farro, chiudiamo con il coperchio, posizioniamo il varoma con le carote e i piselli. Abbiamo rivestito il vassoio del varoma con carta da forno bagnata e strizzata. Adesso andremo a sbattere le uova con il trito di parmigiano. Posizioniamo il vassoio con la carta rivestito con carta da forno. Versiamo le uova sbattute con il parmigiano. Chiudiamo con il coperchio e azioniamo il bimby per 35 minuti, temperatura varoma, velocità 2. La frittatina è cotta. E anche le verdure sono perfettamente cotte. Tagliamo la frittatina e posizioniamo le verdure in una ciotola capiente. Anche il farro è cotto, scoliamolo e trasferiamolo nella ciotola con le verdure e la frittatina. Ed irroriamone con olio e spolverizziamola con un po' di pepe. Farro con piselli e carote. Grazie e alla prossima ricetta!